Oggi abbiamo deciso di rispondere ad una domanda che ci viene posta praticamente all'ordine del giorno, venendo con le nostre telecamere a verificare l'andamento dei lavori, i cosiddetti lavori di riqualificazione di Via Crispi e della parte ammalorata della parallela strada che è già Corso Umberto. Beh, il cantiere è aperto dal 10 luglio, ma i lavori vanno abbastanza rilento per una serie di ragioni. La prima, la più importante, è certamente il rinvenimento durante le operazioni, durante gli scavi di reperti archeologici, con tutte le procedure poi che dal punto di vista formale ne conseguono. Secondo aspetto fondamentale, la coincidenza con il mese di agosto, quindi evidentemente anche il periodo di ferie. In questo momento, ad esempio, all'interno del cantiere lavorano un paio di operai. Questo vuol dire che nelle preoccupazioni espresse soprattutto dai residenti della zona e da coloro i quali ogni giorno percorrono quest'area, l'imminente inizio della anno scolastico e quindi la ripresa delle attività lavorative potrà comportare delle ripercussioni in termini di gestione del traffico veicolare. Ci sono una serie di passaggi già programmati dal settore mobilità e trasporti per la viabilità, per la gestione della viabilità, quindi se oggi Via Crispi rimane ancora aperta, rimane ancora percorribile per l'uscita da Siracusa, nel momento in cui il cantiere arriverà nelle prossime settimane a interessare proprio la via della stazione, beh, sarà modificata molto probabilmente la viabilità. Sarà modificata nella seguente maniera: chiusa Via Crispi, aperto il tratto ammalorato, per comprenderci meglio, di Corso Umberto per l'uscita dalla città, mentre per l'entrata potrebbe essere utilizzata Via Rubino, che è la via che fino a qualche settimana fa, prima che iniziassero i lavori, era invece utilizzata come terminal dei bus. In questo momento anche la gestione del servizio di trasporto pubblico, anche la gestione del capolinea dei bus di trasporto urbano ed extraurbano è differente, il traffico veicolare non risente particolarmente in questa fase dello svolgimento dei lavori, seppure ci sono soprattutto in alcune fasce orarie dei rallentamenti evidenti, ma certamente si tratta di una versione estiva della viabilità e quindi di una versione con dinamiche completamente diverse rispetto a quelle invernali. Qual è la preoccupazione espressa? Lo abbiamo detto. Qual è la sollecitazione? Beh, certamente che i lavori possano andare avanti in maniera molto più spedita rispetto a quello che è stato oggi, soprattutto superati gli ostacoli formali come quello, dicevamo, principale che ha fatto seguito al rinvenimento dei reperti archeologici proprio in quest'area, nell'area che sta alle mie spalle. Al netto di eventuali ritardi che comprensibilmente potrebbero esserci, i lavori di riqualificazione di quest'area dureranno circa un anno.